Appassionati di calcio a 5 di Mondo Futsal, la più cordiale buonasera dal centro sportivo di Aprilia, dove sta per avere inizio la gara della sesta giornata del campionato di Serie C femminile tra la Coccinella e Littoriana. Le squadre al centro del campo, agli ordini della signora Lucia Silvestro della sezione di Roma 1, Carnieluti. E c'è il fischio d'inizio, si parte, quindi semaforo verde per questo sesto confronto. Si invola verso Aiello, il tiro, la possibilità, sfuma l'occasione. Aiello, si chiude intanto la Littoriana. Aiello in mezzo, Campanelli, Giondi va al tiro. Subito, decisa, sporcato il pallone, prima da Bellato, poi lo va a intervenire Carnielutti, nel due tempi il tiro della Carnielutti. Non attende comunque l'inserimento con il retropassaggio da parte di Giunti sulla destra per il tiro, c'è la deviazione di Bellato sulla palla messa in mezzo da Di Lorenzo e la Coccinella si porta in vantaggio. Bellato, Carnielutti, sale 800, ancora lo scambio tra con Carnielutti, poi il tiro a fil di palo, prova Iano, la riesce a dare in mezzo per 800, Carnielutti prova anche a calciare con il mancino. Bellato, Carnielutti allo scambio con Ciancamerla, poi il tiro da parte di Ciancamerla che beffa a fil di palo Giavarone ed è 1-1, torna il match in parità. Ruggeri, Carnielutti, Carnielutti se ne va con maestria. Amicio, ancora Carnielutti, prova anche a calciare, fa riorganizzare la Littoriana con Carnielutti, scarica subito in avanti con Bellato, poi si accentra, va anche a calciare, poi c'è la deviazione, c'è la traversa, De gol, 800, Bellato, la finta con il corpo, poi si defila troppo, va a calciare, trova l'angolino basso per il vantaggio, può scaricare in avanti per Di Lorenzo, c'è Bellato da sola, se ne va, prova anche a calciare e c'è una deviazione. Carnielutti, 800, si distende adesso tutta la Littoriana, sale con Bellato, lo fa prepotentemente sulla sinistra, poi il pallone è spinto, arriva di nuovo a Bellato, è in palla, in fondo al sacco per il 3-1, preparare qualcosa, Costanzo, la stoppa con la coscia, esce Strinati, se ne va da sola, il tiro sporcato due volte, poi c'è la deviazione. Strinati, prova a girarsi Costanzo, calcia anche a rete, pallone ribattuto, alza verso Di Lorenzo, abbassa il tiro, poi c'è la conclusione di Aiello. Strinati, ancora per Aiello che prova la conclusione, in due tempi Mannella, Aiello in mezzo con calma, 800, Bellato fa partire De Gol che serve per Costanzo, poi il pallone toccato e finisce in fondo alla rete beffando Giavarone, a De Gol per andare a rete, fermata, poi riparte la Coccinella con Aiello, fa tutto da solo, va anche a calciare, c'è una deviazione, calcio d'angolo Di Lorenzo, Giondi, poi lo scambio tra Miccio e Aiello, Aiello sbaglia tutto e c'è la ripartenza della Littoriana con De Gol, con Ciancamerla che commette fallo anche se spinge il pallone. Ciancamerla beffa in uscita Giavarone ed è 5-1 il pokerissimo della Littoriana. Giondi, Aiello, Giondi, Miccio, prova l'angolino, calcio d'angolo, Campanelli, Miccio scheggia l'incrocio e proprio su questa conclusione finisce il match. Littoriana batte 5-1 la Coccinella.